Salve professore, ci troviamo qui di fronte alla caserma dei Vigili del Fuoco di Alessandria, in Corso Romita. Siamo qua con centinaia e centinaia di alessandrini per esprimere la nostra vicinanza e il cordoglio ai vigili che sono lì, che stanno ricevendo le condoglianze da tutta la cittadinanza che sfila davanti a loro. Adesso andremo anche noi, se lo meritano, sono i vigili della nostra città, salvaguardiano la nostra vita, il nostro mondo da tutti i pericoli che possono succedere. Questa volta tre di loro non ce l'hanno fatta, erano andati per il loro servizio quotidiano, umile e necessario, non ce l'hanno fatta. Sembra un agguato, sarà una cattiva sorte, ma comunque quello che è successo è un disastro assoluto. Qui abbiamo una serie di manifestazioni con fiori, ceri, tutta la città si è stretta intorno ai vigili. Sì, tutta la città è raccolta qui, tantissimi cittadini. Immagini veramente importanti. Facciamo professore, accendiamo anche noi le nostre candele. Volevo portarle. Candela, il simbolo della vicinanza e del dolore che illumina questa notte spaventosa. Una manifestazione così grossa e spontanea non si vedeva da anni. D'altra parte, questa è una tragedia immane, che ha colpito tre famiglie, ma ha colpito tutta la città. Noi ci aspettiamo che venga proclamato al più presto un lutto cittadino. Certo, è già stato fatto. Ecco, e allora a questo punto dobbiamo solo raccoglierci e stare in silenzio e stare vicino alle famiglie, pregare per loro. Adesso, se posso, vado a dare le condoglianze direttamente Certo. ai vigili. Se riesco a passare, vienimi lì.
sono commosso di fronte a questo spettacolo silenzioso ma che dice tutto della forza della cittadinanza e dei cittadini di Alessandria. I nostri vigili colpiti ma dignitosi nel loro dolore sono davanti schierati a ricordo dei loro commilitoni morti ieri sera tragicamente. Sono presenti sparsi tra la folla numerose personalità politiche, cittadini comuni, colleghi, commilitoni, amici, bambini, donne, famiglie. È rappresentata tutta Alessandria nella sua sfaccettatura sociale. Abbiamo schierato i militi della Croce Rossa, della Croce Verde. Lunghissimo e molto sentito, che vuole esprimere con forza la vicinanza dei cittadini ai loro vigili. Non ha eguali una manifestazione di calore così come questa che vi stiamo mostrando. Anche dalla caserma partecipano in alto, vedi, alle vetrate. Sono schierate anche tutte le ambulanze della Croce Rossa Italiana. Croce Rossa e Croce Verde, in silenzio, un silenzio che esprime solidarietà, ma anche angoscia, dolore per una perdita di 3 vite innocenti che nessuno potrà ripagare. Un destino tragico si è frapposto tra loro e la vita. Questo silenzio è carico di dolore. Un dolore che si vede nei volti dei partecipanti, negli occhi esterrefatti della gente. Una sorpresa amara li ha colpiti al loro risveglio questa mattina. I vigili, eccoli qui, uomini, ragazzi, padri di famiglia, mariti, genitori. Gente comune che vegliano su di noi e sulla nostra sicurezza, indifesi, mal pagati, però sempre lì presenti. Quando li chiami ci sono,
tre di loro mancano l'appello. Altri sono in ospedale, feriti, ma ce la faranno. Ecco alcune personalità politiche, l'assessore Ciccaglioni, di fronte abbiamo il vice sindaco. Le ambulanze se ne stanno andando via. Piano piano le ambulanze si allontanano con le luci bluastre che hanno illuminato questa piazza. Una piazza compita e composta. Una partecipazione spontanea di centinaia e centinaia di persone che vogliono esprimere il loro affetto e il loro dolore, la loro vicinanza ai vigili del fuoco, ai pompieri, cari a tutti noi. Con una certa commozione ci troviamo di fronte a questo dolore composto e di fronte ad avvenimenti che hanno turbato una città e stroncato tre vite, una città sconvolta da queste morti, da queste disgrazie, per motivi ancora incomprensibili, futili, probabilmente motivi insignificanti, che però hanno dettato una tragedia e rimarrà nel profondo del cuore di molti di noi. Ecco l'applauso dei vigili che ritornano nella loro caserma. I nostri eroi, professore. Spero confortati da questa lunga manifestazione, questo applauso conclusivo che li farà sentire meno soli in questo dolore immenso per la morte di tre loro colleghi e amici, padri di famiglia, mariti. Eccoli che rientrano. Cos'è? Alza.
andiamo a deporre anche noi la nostra, le nostre candele, professore. Sì. Le avevo preparate per una sorta di fiaccolata e quindi avevo fatto questa. Andiamo a deporre e a questo punto possiamo concludere il servizio. Il servizio con questa atmosfera dove nessuno ha voglia di parlare, ma solo voglia di guardarsi negli occhi e scambiarsi uno sguardo di dolore e di angoscia e di partecipazione. Bisogna applaudire tutti i presenti che hanno dato una manifestazione importante. Per la prima volta o una delle poche volte che i cittadini alessandrini mostrano un'iniziativa che fa loro onore. Ecco, concludiamo così con questo sfilare silenzioso delle persone intorno a noi. Un lungo abbraccio ai nostri vigili. Grazie di tutto.